previously on InsoSpet Aboli. Sto preparando il pippone sul caffè. Se volete vedere il pippone sul caffè. Io avevo promesso sì. Ai fan del canale, non è vero, non abbiamo veramente dei fan. Vai. Perché aprire... L'ho fatto davvero. Perché aprire un posto del genere a Roma e soprattutto che posto è? Io mi sono interessato al Coffee Specialty, ho cercato e siete venuti fuori voi. Chi siete, cosa fate e soprattutto perché lo fate? La verità è questa, che abbiamo fatto un locale che piace a noi, quello che noi volevamo per andare a bere un caffè, e cerchiamo di far appassionare anche chi non conosce a questo, nel nostro modo che è molto tranquillo, molto sereno. Spiegare innanzitutto all'italiano che appunto è convinto che il nostro caffè è il migliore del mondo, in realtà poi non è proprio così, perché appunto anche dietro un semplice espresso per il lavoro che facciamo noi c'è un lavoro a monte che parte da dove nasce il caffè, come viene trattato questo caffè. E la pianta non viene maltrattata, non viene esplotata, non viene fatto un raccolto più del dovuto. Dopo la raccolta, come viene trattato questo caffè? Nel miglior modo possibile, totalmente in maniera naturale, e finché poi arriva nelle micro roastery dove noi acquistiamo il caffè, che fanno appunto soltanto dei lotti limitati. Perciò spiegare proprio a monte la botanica anche del caffè, di che cosa è buono, di che cosa è meno buono, di che cosa è eccezionale. Ciao, buongiorno, vorrei un caffè, mi raccomando, buono. Tra l'altro abbiamo un sacco di clienti anziani. Esatto, sì, vedi, sì, tanti. Okay. Quindi che cos'è il Coffee Specialty? Non è il caffè quello un tanto al chilo, che cos'è? Lo specialty coffee è... Innanzitutto, coffee specialty, specialty coffee o è la stessa cosa? Ma guarda come ti pare. Ok, a posto. Specialty, come sì. Mm-hmm. Sì. È quel caffè che bevi pensando a tutto quello che c'è dietro, a quello che stai bevendo in questo caso. È una filosofia proprio diversa dall'abitudine italiana. Cioè, quindi lo shot di espresso qui non esiste, oppure esiste l'espresso ma esiste berlo in un determinato modo, capire il perché ha un sapore rispetto a un altro. Dei caffè che trattiamo noi, appunto, anche dietro un semplice espresso far capire che quello che noi stiamo dando, che non è bruciato, non è amaro, bensì è profumato, ha delle punte di acidità molto delicate, molto gradevoli, capacità organolettiche molto esplosive in bocca. In realtà questo è un buon espresso. Tutto ciò che noi trattiamo ci dà la possibilità anche di far conoscere alle persone che vengono tante altre estrazioni, odori, profumi che tu puoi scoprire con il caffè, ecco. Per quello appunto noi facciamo i filter coffee. Caffè che vengono tostati più chiaro rispetto al normale, che hanno dei tempi di estrazione diversi dal solito, e insomma anche lì c'è tutto uno studio, una cultura, ogni caffè ha la sua ricetta e ogni caffè è un'esperienza, no? Confermo tutto quello che dice la mia collega. E dal momento in cui uno lo prende e gli piace, non torna più indietro all'espresso. Io ho clienti che vengono qui solo per filtro, io giorni faccio molti più filtri che espresso, che era proprio il mio sogno nel cassetto da quando ho aperto sto locale. Io in realtà volevo aprire un brew bar, se ti ricordi io non volevo mettere neanche la macchina espresso o addirittura sì, sì. Una macchina a un gruppo. Quindi
quello che passa adesso la lotta quando dici ma perché non apre Starbucks a Roma? Ah, ma perché mi piace sta roba americana, perché il caffè è italiano. Poi nessuno sa esattamente appunto, che il caffè italiano. Il caffè in Italia non c'è, non esiste. C'è il concetto del caffè italiano. Ma il concetto del caffè, che poi parliamo se ieri, è pure un po' sbagliato, perché siamo tarati su sto fatto che l'espresso nostro è più buono di tutti. Regà, non è vero. Il caffè espresso va fatto in un determinato modo per far sì che questo espresso sia buono. E poi appunto ci stanno tante altre estrazioni, ma pure la moka a casa è fantastica, perciò nel senso non rimaniamo concentrati solo su quello che noi siamo bravi, punto. Non è vero, ci stanno tante altre estrazioni che sono buone, che fanno bene, che ti regalano un gran piacere. Inizia qui la digressione sul caffè latte. Ho viaggiato tanto e io per colazione... Ho viaggiato tanto. Mettiamo delle immagini dietro. Sì, caffè nero. La frase peggiore. Poi aspetta, avrei ridotto il campo di viaggio al sopra e sotto il Po, che se vai sopra al Po e chiedi il caffè latte, latte macchiato, no signora, ho detto, non so perché tutte le bariste sono signore. Anche lui. Un caffè latte, esatto. Caffè latte, latte macchiato, no. 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 Poi sullo scontrino trovi latte macchiato, no, è un'altra cosa. Però, e quindi però chiedo ti a posso dire che se qui chiedi un caffè latte sullo scontrino ci sarà scritto latte macchiato, sicuro. Però ti faccio un caffè latte. Ok. Qual è la differenza tra il caffè latte e il latte macchiato? La questione è semplice, cioè il latte macchiato si dovrebbe fare per ricetta in un tumbler alto di vetro con una crema leggermente più fina, in modo tale che quando tu metti il caffè sopra la crema, praticamente con il bicchiere così riesci a vedere la stratificazione del caffè nel latte, quindi vedi proprio delle righe di, cioè proprio dei toni e di marrone. Quanto ce ne va? Un caffè intero? No, meno. Il caffè è fatto al momento o è preparato prima? No, oh, te prego. No, il caffè è quello per spurgare la macchina. È famoso. Mentre il caffè al latte in realtà si fa nel bicchiere, può fare dove te pare, cioè, sinceramente non è, io lo faccio è una questione di quantità. Io lo faccio qua. Mm-hmm. Che è di meno del latte macchiato e in realtà c'è veramente pochissima crema. E lì c'è un espresso intero.